Allora, di nuovo buon pomeriggio e oggi riprendiamo dopo la pausa che abbiamo avuto la settimana scorsa, dedicata invece a questa conferenza di Pietro Cataldi, durante la quale ho avuto il piacere di vedere qualcuno di voi, spero che vi sia stato di interesse. Riprendiamo la solita lettura dal canto 18° del Purgatorio. Come al solito lo leggo tutto di seguito, poi riprendo da capo a spiegare. A un certo punto, quando finisce il primo episodio del canto, facciamo una pausa di 5 minuti, durante la quale vi prego di inviarmi, se ne avete, i vostri dubbi sulla chat. Posto via fine al suo ragionamento l'alto dottore, e attento guardava nella mia vista, se io parea contento. E io, cui nova sete ancor fogava, di fortacea, e dentro dicea, forse l'ho troppo di mandar ch'io fogli grava. Ma quel padre verace, che s'accorse del timido voler che non s'apriva, parlando di parlare ardirmi porse. Ond'io, maestro, il mio veder s'avviva sì nel tuo lume, ch'io discerno chiaro quanto la tua ragion parta o descriva. Però ti prego, dolce padre caro, che mi dimostri amore, a cui riduci ogni buono operare e il suo contrario. Drizza, disse per me l'agute luci dell'intelletto, e fieti manifesto l'error dei ciechi che si fanno duci. L'animo che è creato ad amar presto, ad ogni cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto è desto. Vostra apprensiva da esser verace tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, sicché l'animo ad essa volger face. E se rivolto inver di lei si piega, quel piegare è amor, quella è natura che per piacere di nuovo in voi si lega. Poi come il fuoco muovesi in altura per la sua forma che è nata a salire, là dove più in sua matera dura, così l'animo preso entra in disire che è moto spiritale e mai non posa finché la cosa amata il fa gioire. Porti porte a parer quant'è nascosa la verità che alla gente ch'avvera ciascun amore in sé laudabil cosa, però che forse a par la sua matera sempre esser buona, ma non ciascun segno è buono ancor che buona sia la cera. Le tue parole, il mio seguace ingegno, rispose lui, m'hanno amor discoperto, ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno, che s'amore è di fuori a noi offerto, e l'anima non va con altro piede, se dritta o torta va, non è suo merito. Ed egli a me, quanto ragion qui vede, dirti poss'io, da indi in là t'aspetta pura Beatrice, che opra di fede. Ogni forma sostanziale che setta è da matera ed è con lei unita, specifica vertuta in sé colletta, la qual sanza operar non è sentita, né si dimostra mai che per effetto, come per ver di fronde, impianta vita. Parola onde vegna l'intelletto delle prime notizie, omo non sape, e dei primi appetibili l'affetto, che sono in voi, siccome studi nate di farlo mele. E questa prima voglia, merto di lode o di biasmo, non cade. Or perché a quest'ogni altra si raccoglia, innata ve la virtù che consiglia, ed è l'assenso deve tener la soglia. Questo è il principio là onde si piglia, ragion di verità in voi, secondo che buoni a rei amori, accoglie e viglia. Coloro che ragionando andarono al fondo s'accorse d'estennata libertate, però moralità lasciarono al mondo. Onde poniamo che di necessità ti sorga ogni amor che dentro a voi s'accende, di ritenerlo è in voi la podestate. La nobile virtù Beatrice intende per lo libero arbitrio, e però guarda che l'abbia a mente, sa parlar ten prende. La luna, quasi a mezzanotte tarda, facea le stelle a noi parer più radi, fatta come un secchion che tutto arda, e correa contra il ciel per quelle strade che il sole infiamma allor che quel da Roma tra i sardi e corsi il vede quando cade.
e quell'ombra gentil per cui si noma pietola più che villa mantuana, del mio carcar di posta vea la soma, perch'io, che la ragione aperta e piana sopra le mie questioni avea ricolta, stava com'om che sonnolento vana. Ma questa sonnolenza mi fu tolta subitamente da gente che dopo le nostre spalle a noi era già volta. E qual Ismeno già vide Asopo lungo di sé di notte furia e calca, purché i teban di Bacco avessero uopo, potai per quel giron suo passo falca, per quel ch'io vidi di color venendo coi buon voleri e giusto amor cavalca. Tosto fu sopra noi, perché correndo si movea tutta quella turba magna, e due dinanzi gridavan piangendo. Maria corse con fretta alla montagna e Cesare, per soggiogare Ilerda, punse Marsiglia e poi corse in Spagna. Ratto, ratto, che il tempo non si perda, per poco amor gridava agli altri appresso, che studio di ben far grazia rinverda. O gente in cui il fervore aguto adesso riencontri forse negligenza e indugio, da voi per tepidezza in ben far messo, questi che vive, e certi non vi bugio, vuole andar su, purché il sol ne riluca. Parone dite, onde è presso il pertugio. Parole furono queste del mio Luca, e uno di quegli spirti disse, vieni dietro a noi e troverai la buca. Noi siamo di voglia a muoverci sì pieni che restar non potem, però perdona se villania nostra giustizia tieni. Io fui abate in San Zeno a Verona sotto l'imperio del buon Barbarossa, di cui dolente ancor mi dan ragione. E tale ha già un piede dentro la fossa che tosto piangerà quel monastero e tristo fia di aver avuto possa, perché suo figlio, mal del corpo intero e della mente peggio, che mal nacque, ha posto in loco di suo pastor vero. Io non so se più disse o se si tacque, tant'era già di là da noi trascorso, ma questo intesi e ritenermi piacque. E quei che m'era d'un uopo soccorso, disse, volgiti qua, vedi le due venir dando alla ciglia di morso. Dietro a tutti dicean, prima fu morta la gente a cui il mar s'aperse, che vedesse Jordan le rede sue. E quella che l'affanno non sofferse fino alla fine col figlio d'Anchise, se stessa a vita senza gloria offerse. Poi, quando fuor da noi tanto divise quell'ombre che veder più non potiersi, nuovo pensiero dentro a me si mise, del qual più altri nacquero e diversi. E tanto dubbio in altro vaneggiai, che gli occhi per vaghezza ricoppersi e il pensamento in sogno trasmutarono. Por favor, podrá. Allora, ho azzittito tutti perché altrimenti stavamo a sentire una conversazione che non c'entrava con noi. Dunque, ricominciamo, ma prima ricordiamo brevemente, visto che è passata insomma una settimana e mezzo, forse è bene ricordare che ci troviamo al terzo dei tre canti centrali del Purgatorio. Il primo dei quali, il sedicesimo, particolarmente pregnante dal punto di vista numerico, perché come abbiamo segnalato qualche settimana fa, è il canto numero 50, quindi il centro proprio numerico del poema, era stato dedicato alla libertà, al libero arbitrio. Il secondo di questi tre, e vi ricordate che abbiamo letto 2 settimane fa, il diciassettesimo, ha narrato come, dovendo sostare Virgilio e Dante perché si fa sera, cioè comincia la seconda notte che i pellegrini passano nella montagna del Purgatorio, ed essendo una sua regola che senza il sole che simboleggia la grazia non si può continuare la strada, dovendo sostare, come era già capitato nel sesto cerchio dell'inferno, che a causa del fetore, insomma, che emanava il basso inferno, Virgilio aveva indicato a Dante di aspettare un po',
Come là Virgilio aveva approfittato di questa straordinaria sosta per spiegare la classificazione dei peccati dell'inferno, qua approfitta per spiegare qual è la classificazione dei peccati del purgatorio. E vi ricordate che avevamo notato che lì, diciamo, nell'inferno il criterio di classificazione era diverso. Questa volta Virgilio riconduce ogni virtù e ogni peccato a un amore sbagliato, se diretto a beni falsi o se non moderati verso altri beni, e quindi il termine amore e il concetto ovviamente dell'amore era apparso più volte durante la spiegazione di Virgilio. Quindi in questo canto appunto si chiude questa serie di tre canti didascalici. E si completa appunto la nozione d'amore in rapporto con il libero arbitrio di cui parlò nel sedicesimo canto Marco Lombardo. Allora, il primo verso, appunto, c'è una menzione a questa spiegazione di Virgilio. Posto aveva fine al suo ragionamento l'alto dottore, e attento guardava nella mia vista s'io parea contento, cioè il mio profondo maestro, saggio Virgilio, aveva già finito il suo discorso, quello appunto sulla classificazione dei peccati del purgatorio, e guardava attento nei miei occhi se io apparivo soddisfatto. Questo primo scambio di sguardi che precede la spiegazione di Virgilio, è molto significativo perché, come abbiamo detto più volte, per esempio a proposito del famosissimo episodio di Francesca da Rimini, che nella sua narrazione sul proprio peccato, vi ricordate, diceva che più volte la lettura aveva sospinto insomma, i loro sguardi. Che secondo la codificazione amorosa del Medioevo, gli occhi erano lo sguardo, negli occhi era appunto la porta dell'amore. Quindi è come se tutta questa spiegazione di Virgilio, che riguarda appunto l'amore, fosse inquadrata come una sorta, di scena erotica, per cui prima di cominciare la spiegazione, il maestro guarda il discepolo agli occhi per vedere se è soddisfatto. E Dante, che come al solito vuole sempre sapere di più, al verso quarto, e io, cui nova sete ancor frugava, e fortacea, e dentro dicea, forse lo troppo di mandare ch'io fo, mi grava. Cioè io, che ero stimolato da una nuova sete, quindi avevo un nuovo dubbio, tacevo di fuori, quindi non emettevo parole, ma dentro di me dicevo, forse se domando troppo gli divento pesante, quindi Dante è timido, non vuole aggiungere una nuova domanda. Ma Virgilio, al verso settimo, ma quel padre verace che s'accorse del timido voler che non s'apriva, parlando di parlare ardirmi porse. Cioè, ma Virgilio, quel padre veritiero, che si rese conto della mia timidezza, e della mia volontà che non si esprimeva, parlando, mi invitò ad avere ardire, quindi a osare domandare. E quindi evidentemente Virgilio ha detto a Dante: dai, se vuoi sapere qualcos'altro, domandami pure. Per cui al verso decimo Dante pone la domanda: con Dio, maestro, il mio veder s'avviva sì nel tuo lume, ch'io discerno chiaro quanto la tua ragion parto descriva. Cioè, prima di domandare, Dante si dice soddisfatto della spiegazione precedente, quindi dice: la mia visione si vivifica così nella tua luce che io capisco chiaramente tutto quello che il tuo ragionamento divida in diverse categorie o descriva attraverso degli esempi. Quindi Dante sta dicendo: ho capito la classificazione dei peccati, ma è sottinteso, siccome c'era questo termine amore, in questa spiegazione, al verso 13
Però ti prego, dolce padre caro, che mi dimostri amore, a cui riduci ogni buon operare il suo contraro. Cioè, perciò ti prego, dolce padre caro, che mi insegni che cos'è l'amore, al quale riconduci ogni buona azione e ogni azione peccaminosa, come effettivamente si è detto nel canto precedente. Allora, al verso 16, Virgilio, Drizza disse per me l'agute luci dell'intelletto e fieti manifesto l'error dei ciechi che si fanno duci. Allora, Virgilio dice, rivolgi in Drizza verso di me gli occhi acuti dell'intelletto, quindi fa attenzione con la tua ragione e ti sarà manifesto l'errore di quelli che essendo ciechi diventano duci. Questa è una citazione evangelica che riguarda appunto la cecità delle false guide per cui fanno cadere nel burrone coloro che li inseguono. Più avanti, nei versi 34-36, si tornerà a polemizzare contro questi ciechi che vanno in giro a dire cose che non sono. Ma qui al verso 19 inizia la articolata e complessa spiegazione di Virgilio sull'amore, che non a caso dobbiamo sempre, insomma, ricordare, la spiegazione ha luogo nel girone della Cidia. Vi ricordate che non appena erano saliti Dante e Virgilio a questa quarta cornice, che è quella del mezzo, Dante aveva domandato chi fossero quei penitenti e Virgilio, anzi, che cosa si punisse lì, e Virgilio aveva definito l'accidia come l'amore debole o lento del bene, e quindi una sorta di tiepidezza della carità che invece, come vedremo oggi, deve essere veramente straripante. E quindi non è casuale, dico, che la spiegazione sull'amore avvenga sulla cornice dell'accidia, perché infatti la carità è la virtù che si oppone più direttamente a questo peccato di accidia. Allora, al verso 19 inizia la spiegazione Virgilio. L'animo che è creato ad amar presto, ad ogni cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto è desto. Allora, l'animo che è creato potenzialmente disposto ad amare, quindi che fin dalla sua nascita ha questa virtù o potenza dell'amore, è mobile, quindi si muove verso ogni cosa che piace, quindi verso qualcosa, qualsiasi cosa che genera piacere, tosto che, cioè non appena, è desto, cioè è svegliato, in atto dal piacere, cioè dalla bellezza. Qui appare questa, diciamo, sostantivazione dell'infinito piacere, che è un provenzalismo che avevamo notato anche appunto nel canto quinto dell'Inferno, contro la cui concezione di amore ora abbiamo invece quella veritiera di Virgilio. Allora, Virgilio ha spiegato finora con categorie aristoteliche che ogni animo umano, anzi non solo umano come vedremo dopo, ogni anima sensitiva ha potenzialmente la capacità di amare. Essa diventa atto quando viene a contatto con qualche oggetto che genera piacere. E al verso 22, continua Virgilio, vostra apprensiva da essere verace tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, sicché l'animo ad essa volger face. Allora, la vostra facoltà apprensiva, che è appunto quella facoltà mentale che permette di creare un'immagine interna alimentata dalle informazioni che porgono i sensi,
la vostra capacità apprensiva trae un'immagine, un'intenzione, un tecnicismo sempre, insomma, aristotelico, l'intenzio, che è una sorta di rappresentazione fantasmagorica del reale. Quindi la vostra capacità apprensiva trae da un essere verace, cioè da un oggetto esterno al soggetto della realtà, una immagine, e dentro a voi la spiega, cioè dispiega quell'immagine dentro di voi, sicché l'animo fa volgere, cioè orientarsi verso quell'immagine. Quindi finora Virgilio ha parlato di due tappe del processo di innamoramento, che finora sono tappe coincidenti con il processo di conoscenza, come vedremo più avanti. Io ve lo anticipo così non vi confondete. Cioè, perché queste prime tappe, che poi possono diventare amore, sono comuni ad ogni conoscenza che noi abbiamo dell'esterno. Cioè, l'essere umano ha questa capacità di amare, che è anche la capacità di conoscere, che diventa atto quando qualche oggetto esterno della realtà provoca piacere. Allora, quando un qualcosa di esterno piace all'essere umano, per esempio, ma anche agli altri animali, perché questa fase è ancora comune, è un istinto, attraverso gli occhi o attraverso gli altri sensi, ma gli occhi e la vista e l'udito sono i sensi privilegiati di conoscenza e anche di amore, entra, diciamo, un'informazione dai sensi dentro l'animo e la facoltà apprensiva dispiega un'immagine interna di quell'oggetto esterno che fa sì che, per la novità di questo arrivo, l'animo si volga verso quell'immagine. Fin lì, poi lo vedremo, non c'è niente di riprovevole, perché queste due azioni sono inevitabili. Mentre invece ora c'è un salto qualitativo che infatti creerà delle difficoltà in Dante, che poi chiederà delle ulteriori spiegazioni. Al verso 25 continua Virgilio: e se rivolto in ver di lei si piega, quel piegare è amor, quella è natura che per piacer di nuovo in voi si lega. Allora, e se l'animo è il soggetto di rivolto? Se l'animo, una volta rivolto verso quest'immagine, si piega verso di lei, notate la differenza tra il verbo volgersi del verso 24 e piegarsi del 25, quel piegare è amore, quella è una natura che per piacere continua a legarsi in voi a quest'immagine piacevole, di nuovo, in una sorta di retroalimentazione. Poi, verso 28, come il fuoco muovesi in altura per la sua forma che è nata a salire laddove più in sua matera dura, così l'animo preso entra in disiri che è moto spiritale e mai non posa finché la cosa amata il fa gioire. Allora, una volta che l'animo si è piegato verso quell'oggetto, quindi si è innamorato, così come il fuoco si muove verso l'alto a causa della sua essenza, cioè la sua forma, che è stata che è nata per salire, con l'istinto che la porta a salire laddove la sua materia dura di più, cioè si conserva uniforme. Vi ricordate, abbiamo già avuto modo di menzionare questa cosmovisione secondo cui tra l'atmosfera terrestre e il primo cielo, che è il cielo della Luna, secondo i medievali c'era una sfera di fuoco tutto attorno all'atmosfera terrestre. E che così spiegavano gli antichi e i medievali
il fatto che il fuoco, a differenza degli altri tre elementi, non fosse attratto dalla forza di gravità, ma tendesse sempre a salire. E quindi Virgilio, attraverso un'analogia, dice che così come il fuoco va sempre, cioè, tende sempre ad andare verso dove dura di più, così l'animo catturato, preso da questa immagine, entra in disire, cioè entra nel processo di desiderare, che è un movimento spirituale. Importanti le due parole di questo sintagma. Moto, movimento, perché, come vi ho detto più volte, nella concezione dantesca il movimento umano è dovuto al desiderio di qualcosa che non si ha. Perciò la letizia, la felicità del paradiso è invece senza moto, perché ormai si è nella contemplazione dell'oggetto amato, e appunto, diciamo, la condizione delle anime salvate è l'appagamento totale del desiderio. Quindi il desiderio è movimento, e non a caso abbiamo osservato tutti i peccati, sia dell'inferno che del purgatorio, legati all'erotismo. Hanno una punizione dinamica. L'abbiamo visto nel cerchio dei lussuriosi, il vento che trascina Paolo e Francesca e tutti gli altri compagni di pena senza sostare mai. Abbiamo visto che anche i sodomiti nel sabbione infuocato del terzo girone del settimo cerchio camminano senza poter fermarsi un attimo. Vedremo anche qua che gli accidiosi, che hanno avuto un amore lento per il bene, debbono correre, accelerare sempre per recuperare questa lentezza peccaminosa della vita. E poi è importante anche in questa locuzione moto spiritale, l'aggettivo spiritale, perché nello spirito umano, come noi sappiamo, c'è anche la ragione, come Virgilio dirà immediatamente. Allora, l'animo preso entra in un desiderio che è un movimento spirituale e non posa mai, cioè, quindi non trova riposo, finché la cosa amata lo fa godere, gioire, cioè finché non si unisce con l'oggetto amato. Allora, qui in queste terzine che abbiamo appena letto, forse avrete notato alcuni elementi in comune con l'Ulisse dantesco. Intanto la figura del fuoco ci porta abbastanza facilmente alle fiamme dentro le quali sono puniti gli spiriti di questa ottava bolgia, no? Ma soprattutto questo verbo piegare che Dante usa sia nel verso 25 che nel 26 per identificare appunto la nascita dell'amore vero e proprio. È un verbo che usa il Dante personaggio nel parlare con Virgilio, quando appunto viene a sapere che in quella fiamma cornuta che lui sta vedendo dal ponte, esponendosi in un modo rischioso, consapevolmente rischioso, ci sono Ulisse e Diomede. Lì non so se vi ricordate che Dante comincia a pregare: io ti prego e riprego che il mio prego vaglia mille, no? Che non mi facci della tender niego finché la fiamma cornuta qua vegna. E poi c'è appunto questo verso in cui Dante dice: vedi che del disio ver lei mi piego. Quindi usa questo stesso verbo piegarsi, che noi veniamo a sapere solo ora, a metà della nostra lettura, che è un verbo che implica innamoramento. Quindi il lettore memore
Insomma, cui Dante si rivolge, perché i medievali erano molto più memoriosi di noi, nel vedere che qua c'è questa insistenza di Virgilio su questo verbo, piegare, quel piegare è amore, se ricordi il canto di Ulisse, che sarebbe una buona cosa non dimenticare mai, capisce che quella tendenza di Dante che è piegato verso il basso, in un modo rischiosissimo, il più rischioso di tutto il viaggio nell'inferno, significava che Dante era innamorato di quello che simboleggiava Ulisse. E da lì, appunto, probabilmente la decisione saggia, protettiva di Virgilio di non permettergli di parlare con Ulisse direttamente, ma di fare da mediatore, vero? Allora, torniamo al verso 34, dove abbiamo lasciato la spiegazione di Virgilio, e qui c'è la terzina che vi dicevo, illustra quella, diciamo, velocissima polemica che si era aperta prima quando Virgilio, citando il Vangelo, aveva detto che ci sono dei ciechi che si fanno duci e che Dante avrebbe capito attraverso la sua spiegazione l'errore in cui incorrono questi. Ed eccolo l'errore. Or ti puote apparer quant'è nascosa la veritade alla gente che avvera ciascun amore in sé laudabil cosa. Allora, ora ti può apparire quant'è nascosta la verità a coloro che credono che sia vero che ogni amore è in se stesso una cosa lodevole. Cioè, ora puoi capire che non hanno ragione quelli che credono che l'amore è sempre buono. Al verso 37 chiarisce: però che forse appar la sua matera sempre essere buona, ma non ciascun segno è buono, ancorché buona sia la cera. Cioè, perciò che forse la sua materia può apparire come sempre buona, la materia dell'amore, cioè l'amore come potenza, come tendenza virtuale. Ma non ogni segno è buono, anche se la cera è buona. Quindi, nel diventare atto, da potenza che era, non sempre è buono quell'atto. Dunque, Dante non ha capito molto e infatti qui domanda una cosa che ci sarà utile per capire appunto quello che lui stesso non vede chiaramente. Al verso 40, le tue parole, il mio seguace ingegno, rispose lui, m'hanno amor discoperto, ma ciò m'ha fatto di dubbiare più pregno. Allora, Dante dice, le tue parole e la mia intelligenza che ha seguito da vicino con attenzione quello che dicevi, mi hanno discoperto che cos'è l'amore. Ma quello che hai detto sull'amore mi ha fatto più premio ancora il dubbio, cioè ha ingrandito il mio dubbio anziché diminuirlo. Già che, aggiunge Dante come personaggio, al verso 43, che s'amore è di fuori a noi offerto e l'anima non va con altro piede, se dritta o torta va, non è suo merto. Allora, siccome Virgilio aveva detto nel canto precedente che l'amore era l'origine di ogni buona virtù e di ogni difetto, di ogni peccato, Dante, che ha appena sentito che l'amore è un processo innescato dal piacere che qualcosa che è al di fuori dell'essere umano lo mette in moto, si domanda: e allora perché può essere virtuoso o peccaminoso? E quindi lo dice così, già che, al verso 43, se l'amore è offerto a noi dall'infuori, e l'anima non si muove con un altro piede rispetto a questo, diciamo, questo slancio precedente, se l'anima va dritta o va torta, non è merito proprio. Quindi
non c'è responsabilità nell'amore, sta dicendo Dante, dando luogo chiaramente a una spiegazione di Virgilio che mira a enfatizzare il ruolo imprescindibile del libero arbitrio anche nel processo di innamoramento, cioè anche nei confronti di quella passione che potrebbe, come ha voluto farci capire Francesca, sembrare irrazionale, del tutto priva di merito o appunto biasimo. Allora, al verso 46, Virgilio, prima di spiegare, di rispondere a questo nuovo quesito di Dante, fa una delle sue solite dichiarazioni di limitatezza, di consapevolezza del proprio limite come simbolo della ragione, che deve essere completato dal simbolo della teologia, della fede rivelata, che è Beatrice. Quindi dichiara Virgilio, ed egli a me: quanto ragion qui vede e dir ti possio, da indi là t'aspetta pura Beatrice, che opera di fede. Allora io ti posso dire tutto quello che la ragione vede rispetto a questo argomento che mi stai domandando. Per andare in là, aspetta che arrivi Beatrice, già che c'è una parte di questo argomento che è argomento di fede, quindi che eccede quello che posso vedere io, dice Virgilio. E quindi al verso 49 si accinge a spiegare questo aspetto su cui aveva domandato Dante, che è, diciamo, ricordiamo, come mai se l'animo, diciamo, rende atto dalla sua potenza di amare davanti a qualcosa di esterno che risulta piacevole, che merito o che critica, insomma, possiamo attribuire a questo movimento? Allora, al verso 49, Virgilio: a partire da ora, affinché voi ce l'abbiate in chiaro, mentre nella prima spiegazione, quella che abbiamo appena letto, Virgilio si è riferito a ogni animo e quindi anche a quello delle piante che magari girano per trovare il sole perché gli fa piacere, o gli animali, da ora in poi parlerà solo dell'essere umano, che è quello che più conta della sua spiegazione. E questo lo sappiamo perché appunto il soggetto di questa spiegazione è forma sostanziale, che vuol dire anima razionale, anima intellettiva, di cui sono in possesso solo le creature superiori, va bene? Non le piante, non gli animali. Allora Virgilio spiega: ogni forma sostanziale che setta è da matera ed è con lei unita, cioè ogni anima razionale che è distinta dalla materia, nel caso degli umani, il corpo, ed è unita a lei, quindi la si può distinguere, l'anima razionale, dal corpo, ma sono unite, specifica virtute ha in sé coletta, la qual senza operar non è sentita, né si dimostra mai che per effetto, come per ver di fronde, impianta vita. Allora, ha dentro di sé coletta una virtù specifica, che è quella appunto di conoscere, la quale non è sentita, non la si può percepire se non attraverso la sua operazione, né si dimostra mai che attraverso il suo effetto, come in una pianta capiamo che c'è vita attraverso le fronde verdi. E cioè c'è questa virtù, questa potenzialità, che è quella di conoscere, di cui non si possono avere manifestazioni prima che diventi atto, e cioè che venga a contatto con un oggetto effettivamente conoscibile.
Cioè, noi sappiamo che c'è questa capacità di conoscenza o di amore, come vedremo ora, quando effettivamente l'essere umano conosce qualcosa o ama qualcosa. Così come nelle piante non possiamo percepire la vita se non attraverso le foglie verdi. Va bene? Allora, al verso 55 diventa esplicita questa identità che io ho fin dall'inizio stabilito per rendervi più comprensibile questa difficile spiegazione tra conoscenza e amore. È qua che Virgilio lo dice chiaramente, al verso 55. Però laonde vegna l'intelletto delle prime notizie, homo non sape, e dei primi appetibili l'affetto, che sono in voi siccome studio in ape di farlo mele. E questa prima voglia, merto di lode o di biasmo, non cade. Allora, perché appunto non si può conoscere questa virtù specifica prima che si manifesti in atto, perciò da dove viene l'intelletto, cioè la conoscenza delle prime notizie, cioè le primissime cose che uno conosce, l'uomo non lo può sapere, non può sapere da dove gli viene il primo pensiero che ha fatto e dei primi appetibili l'affetto, e non si può neanche spiegare da dove viene l'affetto delle prime cose che piacciono. Ecco che ci sono i due versanti. Il primo, la prima conoscenza, non si sa da dove viene, perché in realtà è il diventare atto di una potenza che c'era prima, latente, addormentata, e non si sa nemmeno perché, da dove viene la prima attrazione verso un oggetto. Perché appunto la prima conoscenza di qualcosa e il primo affetto per qualcosa, dice Virgilio al verso 58, sono in voi come nelle api lo sforzo di fare il miele. E cioè sono istintivi questi primi movimenti, la conoscenza prima di una cosa o il piacere, l'affetto primo per una cosa. Sono istintivi. Perciò, dice Virgilio al verso 59, questa prima voglia, questo primo desiderio di sapere o di amare, non consente, non ha, non può comprendere dentro di sé merito di lode o di biasimo. Cioè questo primo istinto che dipende appunto, è la sola di tutte queste fasi che Virgilio sta annoverando, è la sola fase che implica un rapporto con un oggetto esterno, non è effettivamente meritevole o riprovevole, come aveva osservato Dante. Ma ora arriva, diciamo, con lente di ingrandimento, Virgilio torna sul passaggio dal volgere al piegarsi. Prima aveva detto l'animo si volge e se poi si piega, quel piegare è amore. Allora adesso Virgilio si sofferma su questo passaggio. Al verso 61. Or perché a questa ogni altra si raccoglia, innata ve la virtù che consiglia ed è la senso de tener la sogna. Allora, è come se Virgilio dice, finora ha detto, il primo istintivo moto di conoscenza o di affetto verso qualcosa di piacevole che è fuori dall'essere umano, e infatti non è degno di merito né di biasimo. Orbene, affinché questa prima voglia istintiva unisca in sé ogni altra voglia, quindi quando da questa prima voglia si passa a concentrare tutte le voglie, tutti i desideri su un oggetto, affinché succeda questo, dice Virgilio, c'è
Una virtù innata che consiglia, cioè che ragiona e deve avere l'assenso nella soglia. Quindi questo, diciamo, questa ragione che consiglia deve, diciamo, stare attento nella soglia, come se fosse una sorta di portinaio che consente che quella prima voglia diventi una voglia esclusiva. E quindi c'è un filtro razionale che media tra una prima attrazione istintiva verso qualcosa che non è riprovevole e invece l'innamoramento, dove ogni altra voglia si riunisce con quella prima, ma affinché succeda quello, c'è la ragione negli esseri umani che fa da filtro. E infatti al verso 64 aggiunge Virgilio: questo è il principio, laonde si piglia ragion di meditare in voi, secondo che buoni e rei amori accoglie e viglia. Cioè questo è il principio da dove diventa meritevole il vostro amore umano, a seconda che la vostra ragione accoglie, cioè lascia entrare, o viglia, filtra, lascia fuori, amori buoni o cattivi, rei. Cioè quello che sta dicendo Virgilio, e sta contraddicendo chiaramente quello che in qualche modo aveva voluto trasmettere Francesca, che aveva detto l'amore ci ha portato al peccato, l'amore agì su di noi che eravamo passivi. Virgilio sta dicendo attenzione, perché se da una parte l'essere umano non è responsabile del piacere che prova nei confronti di qualcosa o di qualcuno, si è responsabile del far diventare quell'oggetto piacevole oggetto esclusivo di amore. Perché affinché succeda questo c'è un filtro razionale e dentro la ragione, come sappiamo fin dal canto sedicesimo, c'è il libero arbitrio. E quindi Virgilio, se dovesse applicare questa nozione di amore, che effettivamente è quella che il Dante scrittore condivide, al caso di Francesca e Paolo, direbbe a Francesca, che ti piaccia o che ti sia piaciuto il cognato non è riprovevole. Su questo non si può dominare l'istinto, ma tu sei un essere umano, non una colomba. Non a caso quel canto è così ricco di paragoni con animali che hanno solo istinto. Voi, come esseri umani, avreste dovuto capire che quella tendenza, quella prima voglia, quel desiderio dell'uno verso l'altro era peccaminoso, era lussurioso e quindi dovevate frenarvi a questa prima voglia e non alimentare volontariamente l'innamoramento. E al verso 67, Virgilio aggiunge, ricordando i suoi compagni di limbo probabilmente: color che ragionando andaro al fondo, s'accorser destinata libertate, paro moralità lasciaro il mondo. Cioè, i filosofi antichi, cioè quelli che arrivarono al fondo del ragionare, si resero conto, cioè, che c'era questa libertà innata. Perciò hanno lasciato come eredità al mondo principi morali. E quindi Virgilio sta dicendo, guarda che per capire questo non bisogna essere cristiani, cioè anche noi pagani, anche Aristotele ha scritto un'etica perché appunto capiva che innato negli umani c'è appunto questo privilegio dato da Dio a ogni creatura di scegliere liberamente anche l'oggetto dell'amore. Allora, al verso 70, qui arriva una terzina che vi ricorderà
quella terzina nella quale Marco Lombardo aveva detto a Dante, anche se vi ricordate che Dante aveva domandato a Marco Lombardo, ho capito che il mondo è pieno di malizia, ma qual è la causa? Perché qualcuno la indica nei cieli e altri qui nel mondo. E Marco Lombardo aveva detto, anche ammettendo che i cieli inizino i vostri movimenti, i vostri affetti, in voi c'è la capacità di correggervi. E qua Virgilio, in totale coerenza con quella nozione di Marco Lombardo, al verso 70 dichiara: onde poniamo che di necessità che surga ogni amor che dentro in voi s'accende, di ritenerlo è in voi la podestate. Cioè, per cui ammettiamo che ogni amore sorga, cioè si svegli in voi necessariamente, quindi mandato da fuori. In voi è la podestà, quindi la capacità di ritenerlo, cioè di alimentarlo o di cacciarlo come non buono. Qui è interessante come Virgilio riprende la metafora del fuoco perché parla di questa prima voglia, di questo amore, come una scintilla che s'accende, ma che poi va alimentata consapevolmente oppure, diciamo, lasciata morire. E al verso 73, visto che prima aveva detto a Dante, io ti spiegherò fin dove la ragione può vedere, poi aspetta che Beatrice ti completi questo panorama con l'aspetto che opera di fede. E infatti al verso 73 finisce la lezione di Virgilio con queste parole. La nobile virtù Beatrice intende per lo libero arbitrio, e però guarda che l'abbia a mente, sa parlar ten prende. Cioè questa nobile virtù innata che c'è in tutti voi umani, Beatrice la chiama libero arbitrio. Perciò cerca di ricordarti di questa spiegazione, di questo termine, se lei si mette a parlare di questo. E infatti vedremo nel canto quinto del Paradiso che Beatrice, a proposito di una nuova domanda di Dante, dirà che il libero arbitrio, la libertà, è il maggior dono che Dio fa agli uomini. Va bene? Allora, visto che siamo a metà canto e poi inizia un nuovo episodio, vi propongo di fare la nostra pausa di 5 minuti ora, durante la quale, se avete dei dubbi, che penso in un canto così difficile, probabilmente ne avrete, inviateli per favore alla chat e tra 5 minuti cerco di rispondere. Grazie, a dopo.
Allora, riprendiamo. Qualcuno dice questo canto, una piccola lezione di scolastica. Sì, è una grande lezione sull'amore che chiaramente è del tutto compatibile con la nozione scolastica. Dice un dubbio su Dante in generale. Ho letto un paper sull'uso di frammenti della commedia in predica sacerdotale, ciò mi porta a interrogarmi sul contesto di diffusione dell'opera di Dante. Potrebbe suggerire. Su Dante nella predica sacerdotale odierna, onestamente non saprei. C'è un vi scrivo qua il nome di un amico dell'ambasciata presso la quale abbiamo il nostro corso, Raffaele Campanella. Che ha scritto degli articoli sulla presenza di Dante nella predicazione del Papa Francesco, per esempio. Questo vi potrei suggerire. Vi volevo dire, approfitto che siamo ancora un po' nella pausa, per dirvi se a qualcuno di voi può interessare. Oggi alle 18 si trasmette, insomma, per Facebook, se non sbaglio, c'è la presentazione di un bel libro, molto bello, uscito da pochissimo, di Mariano Perez Carrasco su Dante. Vi scrivo qui i dati. Il libro è in spagnolo. La palabra deseada. C'è oggi la presentazione che si fa nella casa editrice Mardulse, però si trasmette anche, alla quale avrò l'onore di partecipare. Vi lascio qui il link nel caso qualcuno di voi si voglia connettere oggi alle 18. Sono entrata adesso nella pausa su Facebook per vedere il link e ho trovato questo, spero sia questo, altrimenti cercate un po' in rete presentazione con i dati del libro. Bene, allora, se non ci sono più dubbi, continuiamo a leggere la seconda parte del canto che, come vedremo, è molto contrastante per via della velocità. Riprendiamo dunque dal verso 76. La luna, quasi a mezzanotte tarda, facea le stelle a noi parer più rade, fatta come un secchion che tutto rarda, e corria contro il ciel per quelle strade che il sole infiamma, allor che quel da Roma tra Sardi e Corsi il vede quanto cade. Allora la luna, che arrivava già alla più della mezzanotte, faceva sembrare più rade, cioè meno dense, le stelle, perché aveva l'aspetto di un secchione ardente, quindi come una falce, ma diciamo, sapete cos'è un secchione, no? Come come un padellone, insomma. E correa contro il cielo, cioè nella direzione opposta a quella del sole, per le stesse strade che infiamma il sole quando chi da Roma lo vede porsi tra la Sardegna e la Corsica, quindi nella bocca di Bonifacio. E quindi ci sono tutti questi calcoli astronomici che fanno appunto coincidere questa posizione della Luna in Sagittario con la mezzanotte in questa seconda notte del viaggio purgatoriale. E Virgilio, verso 82, è quell'ombra gentil per cui si noma Pietola più che Villa Mantoana, del mio carcà di posta vea la soma. Allora, Virgilio, quell'ombra nobile per la quale, a causa della cui fama, è più nominata Pietole, cioè il villaggio dove lui nacque, che di ogni altra villa di Mantova stessa, aveva già deposto il peso del mio carico, quindi si era liberato dalla risposta di cui io l'avevo caricato con la mia domanda. Però
Perch'io, verso 85, perch'io che la ragione aperta e piana sopra le mie questioni avea ricolta, stava com'om che sonnolento, vana. Allora, per cui Dante, che è già appagato nella sua, diciamo, volontà di sapere, che aveva raccolto la ragione aperta e piana, semplice, che riguardava i suoi dubbi, Dante era nella situazione di qualcuno che vaneggia da pensiero in pensiero con sonno, perché diciamo si sta per addormentare. Ma al verso 88, ma questa sonnolenza mi fu tolta subitamente da gente che dopo le nostre spalle a noi era già volta. Guardate la velocità che acquista il canto a partire da qui. Questa sonnolenza mi fu tolta subitamente, quindi levata immediatamente, dice Dante, da gente che dietro le nostre spalle già avanzava verso di noi, volgendosi verso di noi. E qua un'interessante similitudine. E quale Ismeno già vide Asopo lungo di sé di notte furia e calca, purché i teban di Bacco avessero uopo, cotal. Allora, così come l'Ismeno e l'Asopo sono due fiumi della Beozia, allora come i fiumi vedevano che i tebani ogni volta che invocavano Bacco facevano di notte corse, danze furiose e calca, cioè gruppi molto densi di gente, così come la Beozia, nominata metonimicamente attraverso i suoi fiumi, vedevano le baccanali, cotal, cioè verso 94, nello stesso modo, per quel giron suo passo falca, per quel ch'io vidi di color, venendo cui buon volere e giusto amor cavalca. Cioè, per rendere l'immagine della velocità con la quale correvano queste anime degli accidiosi che si stanno purgando, Dante dice che come baccanali, nello stesso modo, falcano con il proprio passo, cioè fanno, diciamo, una forma di falce saltando da quello che io vidi di loro, dice Dante, venendo verso di me, quelli in cui diciamo un amore giusto e un buon volere cavalcano, cioè evidentemente è come se questi penitenti andassero al galoppo spinti da un giusto amore e da un buon volere che chiaramente compensa attraverso un contrappasso per opposizione il lento amore, il poco vigore dell'amor di carità che ebbero in vita. E al verso 97, tosto fu sopra noi perché correndo si muovea tutta quella turba magna. Cioè, subito furono accanto a noi perché tutta quella turba magna, piena di spiriti, si muoveva correndo e quindi arrivarono subito. E due dinanzi gridavano piangendo. Ed ecco che in questa nuova cornice gli esempi della virtù che si oppone al peccato che si punisce, in questo caso l'accidia, e poi, come vedremo, anche i soliti esempi dello stesso peccato punito, viene detto dagli stessi penitenti, mentre corrono, piangono e urlano. Ed ecco che arrivano, gli esempi della carità sollecita che si oppone appunto all'accidia. E come al solito, come siamo ormai abituati, il primo esempio è Mariano, verso 100. Maria corse con fretta alla montagna. E questo è chiaramente molto velocemente ricordato l'episodio della visitazione, no? Quando Maria, sapendo che Isabella, una donna anziana, era anche lei incinta, aveva preso la strada, essendo anche lei incinta chiaramente di Gesù, per visitarla. È quindi un esempio di carità sollecita, di qualcuno che non si fa pregare per fare il bene.
E adesso invece al verso 100 un esempio, questa volta pagano, e Cesare per soggiogare Ilerda punse Marsilia e poi corse in Spagna. Cioè questo è un ricordo della campagna della Spagna di Giulio Cesare contro Pompeo, chiaramente, nella quale dopo aver assediato Marsilia si era allontanato rapidamente lasciando la conquista, insomma, Trivonio. Secondo raccontano Paolo Orioso e Paolo Orosio e Lucano nella Farsalia, che sono le solite fonti delle guerre civili di Cesare. Allora, due esempi sulla non perdita di tempo, sulla sollecitudine nel fare il bene. Nel caso di Maria è chiaramente un caso religioso, sapete che da questo incontro tra Maria e Isabella nasce l'intesa tra San Giovanni e Cristo che si muovono nel ventre delle mamme e quindi è un incontro chiaramente provvidenziale. E anche quello di Cesare nella visione di Dante, per il quale, come abbiamo detto più volte, l'istituzione imperiale è anch'essa, diciamo, ordinata alla nascita di Cristo e quindi alla redenzione, perché attraverso l'impero che secondo la visione di Dante fonda Cesare e Augusto porta alla sua massima espressione, e appunto il mondo arriva a quella situazione miracolosa di pace e giustizia che è quella che sceglie Dio per incarnarsi. Quindi sono entrambi chiaramente esempi di una carità sollecita che è mirata a una volontà trascendente. E al verso 103, finiti questi, diciamo, questi esempi che urlano le stesse anime dei penitenti, "Ratto, ratto, che il tempo non si perda per poco amor", gridavano gli altri appresso. "Che studio di ben far, grazia rinverda", cioè loro stessi si danno, sì, diciamo, si danno fretta a vicenda, "ratto, ratto", cioè rapido, rapido, "che non si perda tempo per poco amore", qui è molto evidente la natura del contrapasso, gridavano gli altri immediatamente dopo questi esempi, che lo sforzo, no? Sto parafrasando per la seconda volta in questo canto la parola studio secondo il suo senso latino, no? Che lo sforzo di fare il bene rinverda la grazia, cioè rinnovi la grazia. E allora al verso 106, Virgilio si rivolge a una di queste anime: "O gente in cui fervore avuto adesso ricompie forse negligenze indugio da voi per tiepidezza in ben far messo, questi che vive, certo non vi bugio, vuole andar su, purché il sol ne riluca, parone dite onde presso il pertugio". Allora, ricordiamo che è più di mezzanotte, Dante e Virgilio non si possono muovere, Virgilio ha appena finito la sua spiegazione sull'amore, Dante stava per addormentarsi, se non che sono arrivate queste anime che l'hanno svegliato. E allora Virgilio approfitta per chiedere da dove continuare la loro strada quando ci sarà di nuovo il sole e loro potranno riprendere il cammino. Allora, il verso 106 dice: "O gente in cui un acuto fervore di adesso ricompie forse la negligenza e l'indugio che voi avete messo nel fare il bene per tiepidezza", tutto questo è evocativo, "questi che vive", cioè Dante, e certo io non vi sto mentendo, "vuole andare su una volta che il sole ci illumini di più. Perciò diteci dove c'è il passaggio alla nuova cornice qua vicino". E allora al verso 112, parole furono queste del mio duca, e un di quegli spiriti disse: "Vieni di retro a noi e troverai la buca". Cioè, uno di loro rispose a Virgilio: "Se ci insegui, troverai il passaggio". E al verso 115 aggiunge:
Noi siamo di voglia a muoverci sì pieni che restar non potem. Però perdona se della mia nostra giustizia tieni. Allora, noi siamo chiaramente per il contrapasso, no? Così pieni di voglia di muoverci che non possiamo restare, non possiamo soffermarci. Perciò perdonaci se consideri la nostra giustizia, cioè il contrapasso che noi abbiamo, come una villania, come una mancata cortesia, no? Come quando uno dice scusa se non mi soffermo a parlare meglio, ma non posso, loro fanno la stessa cosa. E immediatamente quest'anima si presenta. Io fui abate in San Zeno a Verona, sotto l'impero del buon Barbarossa, di cui dolente ancor Milan ragiona. Allora, io fui l'abate di San Zeno, di questo monastero di Verona, durante l'impero, no, di Federico Barbarossa. Questo che parla è un tale Gherardo II, di cui non sappiamo più niente oltre al nome. E di Federico Barbarossa, di Federico I, lui aggiunge che Milano ancora parla di lui con dolore perché nel 1162 Federico aveva distrutto Milano per, diciamo, castigare una ribellione. E approfitta mentre va di corsa per fare una brevissima profezia al verso 121. E tale ha già l'un piede dentro la fossa che tosto piangerà quel monastero e tristo fia di aver avuto possa, perché suo figlio, mal del corpo intero e della mente peggio, che mal nacque, ha posto in loco di suo pastor vero. Cioè, vedendo il futuro come tutte le anime dei morti, e in questo caso questo abate di San Zeno vede il futuro del suo monastero, dice che c'è uno che ha già il piede dentro la fossa, perché sta per morire presto, che piangerà l'esistenza di quel monastero e sarà triste di aver avuto potere là dentro. Questa profezia si riferisce a Alberto della Scala, che morì nel 1301 e che infatti aveva messo come abate di questo monastero un suo figlio naturale, Giuseppe, che qui questo personaggio descrive come suo figlio, mal del corpo intero, quindi deforme, e della mente peggio ancora, che nacque male, Alberto della Scala ha posto in questo monastero nel luogo del suo vero pastore. Quindi è una brevissimo riferimento a un futuro vicino rispetto al momento in cui ha luogo il dialogo, in cui il proprio monastero cadrà in mani inadeguate. E siccome quest'anima parla mentre cammina, al verso 127 Dante con la sua solita verosimiglianza dice: io non so se più dissi o sei si tacque. Tant'era già di là da noi trascorso, ma questo intesi e ritenermi piacque. Cioè, non so se quest'anima dell'abate di San Zeno continuò a parlare o se cominciò a tacere, perché era già così lontano da noi che non lo sentivo più. Però questa cosa riuscì a capirla, sentirla, dice Dante, e mi piacque ritenerla, quindi mantenerla nella memoria. Allora, al verso 130, Virgilio indica a Dante un altro gruppo di accidiosi che stanno correndo e gridando come baccanali. E quei che m'era ad ogni uopo soccorso disse: volgiti qua, vedine due venir dando all'accidia di morso. Allora, Virgilio alluso attraverso questa perifrasi, quello che mi era soccorso ad ogni necessità, mi disse: volgiti da questa parte, vedi che ce ne sono due che vengono dando di morso all'accidia, quindi criticando l'accidia per abbassarla. E quindi chiaramente ci possiamo aspettare
E questo, diciamo, gli esempi invece di accidia punita come ci sono stati in tutti gli altri gironi del Purgatorio. Ora, questa espressione di morso con la quale Virgilio descrive l'intensità con la quale queste anime assumono il proprio contrappasso, avremo modo di tornare su questa espressione quando nel paradiso Dante viene interrogato dagli apostoli sulle tre virtù teologali e quando appunto l'esame di lui versa sulla carità, sulla terza virtù, di cui insomma lo interroga San Giovanni, la domanda attraverso la quale gli viene richiesto di dichiarare in che misura lui abbia in sé carità, perché sia per la fede che per la speranza, per la carità, Dante non dovrà solo definirle teoricamente o teologicamente, bensì soprattutto dichiarare in che misura lui, come cristiano, ha queste tre virtù. Ecco, gli verrà domandato non quanta carità hai, ma con quanti denti questo amor ti morde, che è una bellissima espressione che ricorda appunto questa, e cioè il carattere proprio estremistico dell'amor di carità, a differenza del carattere moderato che per essere virtuoso deve essere l'affetto verso gli altri beni che non sono Dio. Quindi quello che vorrei sottolineare è questo, che attraverso il contrappasso di queste anime, che vengono paragonati con baccanali orgiastiche, e questa espressione così, insomma, fisica, sensuale, no? Del morso, si sta sottolineando che verso Dio l'amore deve essere irrefrenabile, estremistico, esagerato. Mentre invece, come ha spiegato Virgilio nel canto precedente, verso gli altri beni, quelli che non danno la felicità, bisogna moderare il desiderio. E infatti, nelle prossime tre cornici, quelle superiori, vedremo questi esempi di amore esagerato verso alcuni beni del mondo. Però, e quindi al verso 133 ci prepariamo a sentire gli esempi di accidia punita. Il primo esempio proviene dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, e riguarda i giudei che furono restii nell'inseguire Mosè, che muoiono nel deserto di Paran, prima di poter vedere, diciamo, la terra promessa. E quindi gli stessi penitenti si pronunciano in questo modo, verso 133. Di retro a tutti dicean: prima fu morta la gente a cui il mar s'aperse, che vedesse Jordan le rede sue, cioè i giudei, la gente davanti al quale si aprì il mare, morì prima che il fiume Giordano, di nuovo un fiume, diciamo, personificato come prima il fiume della Beozia, potesse vedere i suoi eredi. E quindi chiaramente questi che morirono nel deserto non arrivarono alla terra promessa, che voi sapete, nell'interpretazione cristiana dell'Antico Testamento, è la salvezza dell'anima, eh? E quindi la liberazione dal peccato, che evidentemente non si ottiene risparmiandosi, ma facendo tutto lo sforzo possibile per raggiungerlo. E adesso, come al solito, a questo esempio biblico si accosta un esempio pagano, questa volta tratto dall'Eneide, e ci si riferisce a quei compagni di Enea che, non sopportando i dolori del viaggio verso il Lazio, abbandonarono Enea e restarono nella Sicilia, privandosi chiaramente della gloria
provvidenziale anche questa, perché così come l'abbiamo detto per quel che riguarda l'impresa di Giulio Cesare, va sempre ricordato che per Dante tutte le vicende dei troiani in Italia sono provvidenziali perché proprio lì nel Lazio sarà fondata Roma, futura sede del papato. Bene? Allora, al verso 136, queste anime, dopo l'esempio biblico, aggiungono: e quella che la fanno non sofferse fino alla fine col figlio d'Anchise, se stessa vita senza gloria offerse. Cioè, quella gente che non tollerò la fanno, no? La stanchezza, il disagio del viaggio fino alla fine con Enea, il figlio d'Anchise. Offerse, cioè offrisse stessa a una vita senza gloria, a una vita non gloriosa, che non è, come insisto sempre, la gloria della fama, ma la gloria del paradiso, cioè la gloria provvidenziale cui sono destinati, insomma, anche i profeti, anche quelli vissuti prima di Cristo, no, non tutti chiaramente. E al verso 139, poi quando for da noi tanto divise quell'ombre che veder più non potiersi, nuovo pensiero dentro a me si mise, del qual più altri nacquero e diversi, e tanto d'uno in altro vaneggiai, e gli occhi per vaghezza ricopersi e il pensamento in sogno trasmutai. Allora, Dante, che era già stanco dopo la spiegazione di Virgilio, vi ricordate? Si stava addormentando, se non che erano arrivate molto velocemente urlando queste anime dei penitenti accidiosi. Quando questi passarono di corsa, Dante sì, finalmente riesce ad addormentarsi. Ma guardate quanto è squisitamente dettagliato il processo attraverso il quale Dante si addormenta. Cioè, poi, parafraso dal verso 139, poi quando da noi si furono tanto separate quelle ombre che non si potevano più vedere, un nuovo pensiero mi si mise dentro, dal quale poi nacquero altri pensieri diversi. E tanto d'uno in altro vaneggiai, quindi andavo, diciamo, vagando in un modo inconsapevole da uno un altro pensiero, che gli occhi per vaghezza, cioè per voglia di dormire, si ricoprirono e il pensiero cambiai in sonno. In sogno, perché qui abbiamo il problema dell'italiano antico che, come nello spagnolo attuale, la parola sonno o sogno sono entrambe valide sia per l'atto del dormire che per l'attività onirica. Qui sembrerebbe di essere quell'attività onirica che si fa all'inizio della notte, ancora molto legata ai pensieri diurni. Perché infatti Dante ci dice che da un pensiero ne nacque l'altro finché cominciò a sognare. Perché mi soffermo su questa distinzione? Voi potreste, insomma, giustamente dire: vabbè, non importa, dice che si addormentò, che importa se comincio a sognare o comincio a dormire? Beh, importa sì, perché, come vedremo la settimana prossima, in questa seconda notte del Purgatorio, come anche nella prima e come succederà anche nella terza, Dante farà un sogno. Vi ricordate che nel canto nono del Purgatorio, Dante come scrittore narra che lui come personaggio, addormentandosi, in uno degli scalini, no, dell'antipurgatorio, in una stretta nella roccia, sogna come un'aquila viene a prenderlo e lo porta sulla sfera del fuoco, e lui, quando si sveglia, è già davanti alla porta del purgatorio vero e proprio. Quello è il primo sogno che fa Dante. È un sogno fatto all'inizio del mattino.
inizia con nell'ora in cui, e riguarda questa nozione secondo cui l'anima presso l'alba sogna cose veritiere perché è ormai pulita dai pensieri diurni e quindi più atta a ricevere l'ispirazione divina. L'altro, il terzo sogno, io mi sto anticipando per farvi notare una questione simmetrica interessante, viene narrata da Dante nel canto 27 del Purgatorio. È un sogno che avremo modo di analizzare tra qualche settimana. Quindi, come vedete, sono i moltipli del 9, 9, 27, per cui il sogno profetico, se Dante avesse voluto rispettare la simmetria numerica, sarebbe stato in questo 18esimo, no? Che era il multiplo del 2 che cade non a caso nella seconda notte che Dante passa lì. E ciò nonostante Dante lascia per il canto 19, che chiaramente è una deviazione dalla norma del 9, il sogno che fece nella seconda notte del Purgatorio, che leggeremo la settimana prossima e che vedremo, a differenza degli altri due, è un sogno demoniaco. E probabilmente proprio per quello Dante non lo descrive nel canto 18esimo, che sarebbe quello giusto, bensì facendo notare la differenza tra questi sogni che fa qua, quando si addormenta, andando da pensiero in pensiero, e invece il sogno che fa il mattino presto, dopo aver dormito la notte, e che lo racconta nel canto 19. Va bene? Allora, rileggiamo l'intero canto prima di salutarci. Posto aveva fine al suo ragionamento l'alto dottore, attento guardava nella mia vista s'io parea contento, e io, cui nova sete ancor frugava, di fortacea e dentro dicea, forse l'ho troppo di mandar che ho fogli grava. Ma quel padre verace che s'accorse del timido voler che non s'apriva, parlando di parlare ardirmi porse. Ond'io, maestro, il mio veder s'avviva sì nel tuo lume, ch'io discerno chiaro quanto la tua ragion parto descriva. Però ti prego, dolce padre caro, che mi dimostri amore, a cui riduci ogni buono operare il suo contrario. Grizza, disse per me l'agute luci dell'intelletto e fieti manifesto l'error dei ciechi che si fanno duci. L'animo che è creato ad amar presto, ad ogni cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto è desto. Vostra apprensiva da esser verace tragge intenzione e dentro a voi la spiega, sicché l'anima ad essa volger face. E se rivolto in ver di lei si piega, quel piegare è amor, quella è natura che per piacere di nuovo in voi si lega. Poi come il fuoco muovesi in altura per la sua forma che è nata a salire, laddove più in sua matera dura, così l'animo preso entra in disire che è moto spiritale e mai non posa, finché la cosa amata il fa gioire. Or ti pote apparer quant'è nascosa la verità che alla gente che avvera ciascun amore in sé, laudabil cosa, però che forse appar la sua matera sempre esser buona, ma non ciascun segno è buono, ancorché buona sia la cera. Le tue parole il mio seguace ingegno, rispose io lui, m'hanno amor discoperto, ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno. Che s'amore è di fuori a noi offerto, e l'anima non va con altro piede, se dritta o torta va, non è suo merito. Ed elle a me, quanto ragion qui vede, dirti possì, da indi in là t'aspetta pura Beatrice, che opra di fede. Ogni forma sostanzial che setta è da materia ed è con lei unita, specifica virtù che in sé colletta, la qual senza operar non è sentita né si dimostra mai che per effetto,
come per ver di fronde in pianta vita. Parola onde vegna lo intelletto delle prime notizie, omo non sare, e dei primi appetibili l'affetto, che sono in voi, siccome studi nape di farlo bene, e questa prima voglia merco di lode o di biasmo non cape. Or, perché a questa ogni altra si raccoglia, innata della virtù che consiglia e della senso de tenerla soglia. Questo è il principio là onde si piglia ragion di meritare in voi, secondo che buoni e rei amori accoglie e viglia. Color che ragionando andaro al fondo s'accorsa destinata libertate, però moralità lasciaro al mondo. Onde poniam che di necessità che surga ogni amor che dentro a voi s'accende, di ritenerlo è in voi la podestate. La nobile virtù Beatrice intende per lo libero arbitrio e però guarda che l'abbia a mente, sa parlare e li prende. La luna, quasi a mezzanotte tarda, facea le stelle a noi parer più rari, fatta come un secchion che tutto arda, e correa contro il ciel per quelle strade che il sole infiamma, allor che quel da Roma, tra i sardi i corsi il vede quando cade. E quell'ombra gentil per cui si noma Pietola più che Villa Mantoana, del mio carcar di posta vea la somma, perch'io che la ragione aperta e piana sopra le mie questioni avea raccolta, stava com'om che sonnolento vana. Ma questa sonnolenza mi fu tolta subitamente da gente che dopo le nostre spalle a noi era già volta. E quali smeno già vide e Asopo lungo disse di notte furia e calca, purché i tebandi vacqua avessero uopo, cotal per quel giron suo passo falca, per quel ch'io vidi di color venendo, cui buon volere e giusto amor cavalca. Tosto fu sovra noi, perché correndo si movea tutta quella turba magna, e due dinanzi gridavan piangendo, Maria corse con fretta alla montagna, e Cesare per soggiogare Ilerda punse Marsilia e poi corse in Ispagna. Ratto, ratto, che il tempo non si perda per poco amor, gridavan gli altri appresso, che studio di ben far, grazie all'inverda. O gente in cui il fervore avuto adesso mi compie forse negligenza e indugio da voi per tepidezza in ben far messo, questi che parole furono queste del mio duca, e un di quegli spirti disse: vieni dietro a noi e troverai la buca. Noi siamo di voglia a muoverci sì pieni che restar non potem, però perdona se villania nostra giustizia tieni. Io fui abate in San Zeno a Verona sotto l'impero del buon Barbarossa, di cui dolente ancor mi nan ragiona. E tale ha già l'ompie dentro la fossa che tosto piangerà quel monastero e tristo fia d'avere avuta possa, perché suo figlio mal del corpo intero e della mente peggio che mal nacque ha posto in loco di suo pastor vero. Io non so se più visse o se si tacque, tant'era già di là da noi trascorso, ma questo intesi e ritenermi piacque. E quei che m'era d'ogni uopo soccorso, disse: vogliti qua, vedi le due venir dando alla cibia di morso. Di retro a tutti dicean: prima fue morte la gente a cui il mar s'averse, che vedesse Jordan le rene sue. E quella che l'affanno non sofferse fino alla fine col figlio d'Anchise, se stessa vita senza gloria offerse. Poi, quando fuor da noi tanto divise quell'ombre che veder più non potiersi, nuovo pensiero dentro a me si mise, del quale più altri nacquero diversi, e tanto d'uno in altro vaneggiai, che gli occhi per vaghezza ricopersi e il pensamento in sogno trasmutai. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.